Di quattro stagioni di tutto l'anno, attenzione, perché sono stati pubblicati gli stipendi dei dirigenti, ma non solo, anche dei collaboratori della RAI. Ci sono super stipendi per chi lavora alla RAI, si va da quello di Campo Dall'Orto, insomma il direttore generale, che ovviamente ha uno stipendio molto alto, 650.000 euro per lui. Il presidente anche Monica Maggioni ha un bello stipendio. Ci sono i collaboratori che girano più o meno intorno ai 200.000 euro annui, niente male, ma alcuni di questi stipendi se le prendono persone che francamente non fanno assolutamente nulla, e insomma ne esce una dialettica ovviamente politica. E tra i più critici troviamo per esempio esponenti del Movimento 5 Stelle, deputati che insomma hanno fatto anche un emendamento sul tetto dello stipendio, quindi da un lato c'è un'operazione trasparenza, ma poi nel momento in cui diventano trasparenti in tanti si incazzano. E allora andiamo a parlarne con Mirella Liuzzi. Buongiorno Mirella. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, ti qualifico innanzitutto per chi non ti conosce: sei membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e soprattutto Commissione Vigilanza della RAI. Allora, si leva e si toglie il velo su questi stipendi. Guarda, a me personalmente, anche conoscendo un bel po' di persone là dentro, mi hanno fatto abbastanza incazzare questi stipendi, ti dico la verità. Anche perché poi parliamo di mandati che sono anche, come dire, a tempo veramente determinato, cioè sono, puoi esserci oggi, domani non esserci più, e insomma sono persone che si portano a casa veramente un sacco di soldi e noi siamo qui invece a pagarlo all'interno della bolletta, quindi glieli paghiamo noi. Vorremmo sapere se quello che paghiamo a queste persone sia un prezzo di mercato, come dicono loro. Beh, sicuramente dopo 20 anni è successa una cosa straordinaria, ovvero si cala il velo sugli stipendi dei manager e dei dirigenti RAI al di sopra di 200.000 euro, ed è possibile finalmente sapere curricula e stipendi di questi super manager. E questo è stato possibile anche grazie alla nostra insistenza l'anno scorso, quando abbiamo votato la legge della riforma della governance RAI, ed era proprio il nostro emendamento che riguardava la trasparenza che è stato accolto dal governo. Il problema sostanzialmente però è quello che ovviamente ha fatto davvero molto indignare il guadagno spropositato di alcuni dei manager che sono stati prima citati da te. Devo dire che tantissimi italiani non gradiscono proprio questo trattamento un po' diverso da altre aziende pubbliche, soprattutto perché tempo fa proprio il presidente del Consiglio Renzi aveva detto che non ci sarebbe stato il superamento dei 240.000 euro annui per i dirigenti RAI. E questo aveva fatto un po' un attimo illudere i cittadini che non si sarebbe potuta più superare questa cifra, ma è stato escogitato un tranello, come da tradizione italiana, trova la legge, trovi l'inganno. Esatto, e c'è stata la possibilità di emettere gli strumenti finanziari, dei bond, che hanno fatto lievitare questi stipendi al di sopra del 240.000 euro. Noi questa cosa l'avevamo denunciata, quindi non è che stiamo scoprendo il segreto di Pulcinella in questo senso. L'avevamo denunciata, avevamo presentato un emendamento proprio durante la riforma della governance RAI e avevamo detto che si sarebbe potuto correre questo rischio, però in quel caso il Partito Democratico bocciò l'emendamento. Noi l'abbiamo ripresentato anche questa proposta di modifica anche durante la legge finanziaria, la stabilità, ma anche in quel caso è stato bocciato. Quindi insomma bisogna capire in bocciato dagli stessi che si sono indignati per gli stipendi. Esatto, è stato bocciato dallo stesso Partito Democratico, che ora in queste ore si sta indignando. Quindi o ha cambiato idea in questo senso e quindi siamo pronti a ripresentarla subito la nostra proposta per essere votata, oppure stanno giocando al gioco delle tre carte. Insomma, qui bisogna prendere una decisione su che cosa vogliamo fare della RAI, di questa grande azienda pubblica che si occupa di informazione, e se vogliamo dare un segnale concreto ai cittadini che in queste ore giustamente si stanno indignando. Allora, ci sono molti di questi consulenti, perché in realtà non parliamo proprio di dirigenti e basta, che prima di spiegare perché prendono così tanti soldi dovrebbero spiegarci anche cosa fanno in realtà il RAI.
Esatto, perché non solo i dirigenti, gli stipendi dei dirigenti sono pubblicati, ma anche quelli dei consulenti al di sopra degli 80.000 euro. Proprio per questa ragione noi abbiamo chiesto immediatamente che venga il direttore generale Campo dell'Orto in commissione vigilanza RAI la prossima settimana, dall'Orto, certo, verrà la prossima settimana e spiegherà, vi chiederemo proprio faremo delle domande proprio riguardo a questi consulenti, su che cosa fanno, su se il loro costo è giustificato e se non crede di fare anche una riorganizzazione all'interno delle risorse umane della RAI, perché alla fine insomma bisogna capire anche se quello che si spende poi ha un ritorno nella percezione dei cittadini. Cioè noi spendiamo tantissimi soldi ora anche grazie al canone in bolletta per la RAI, però i cittadini hanno un ritorno uguale in informazione, c'è una buona informazione, ci sono dei programmi di intrattenimento che rispondono alle esigenze dei cittadini italiani. Quindi questo è uno dei grandi temi che da sempre è stato affrontato dalla politica ma mai risolto adeguatamente. Adesso io non voglio fare del facile umorismo, però tutti questi soldi che siano a prezzo giusto di mercato o altro, perché poi il discorso che è stato fatto da Campo dell'Orto è questo, no? Hanno detto per avere gente brava, la gente brava la devi pagare, altrimenti sei gente che non è capace. Ok, allora partiamo dal presupposto che questa sia tutta gente altamente qualificata e molto brava per rendere la RAI il miglior servizio televisivo italiano, così come dovrebbe essere. Ci vogliono 200.000 euro di stipendio o 650.000 euro di stipendio per improntare una nuova stagione della RAI con Lorella Cuccarini, Eter Parisi e Pippo Baudo? Io questo mi chiedo. Questa è un'ottima domanda, perché proprio in questi giorni in cui abbiamo audito vari direttori generali delle reti che ci hanno portato, diciamo, questa innovazione a partire da Pippo Baudo per finire da Turner e tutto il resto, ci sembra più un restyling di una vecchia RAI in realtà, l'usato sicuro, ecco, l'abbiamo chiamato così, utilizzare l'usato sicuro. Beh, un usato che però non era neanche usato, nel senso che proprio era dismesso, parliamo di roba con la polvere. Infatti, quindi un addirittura prima dell'usato, per cui in effetti bisogna capire poi dove vogliamo andare anche nella prossima stagione della RAI. Noi abbiamo espresso anche delle forti critiche riguardo a queste scelte, diciamo, editoriali e di informazione, per cui sta da capire anche se davvero c'è la giustificazione riguardo a questi altissimi stipendi per riportare sostanzialmente delle vecchie glorie nuovamente in RAI. Poi la storia che bisogna un attimo combattere la concorrenza è anche questa è una storia vecchia, ma noi parliamo sempre, cioè io ripeto, sottolineo sempre, noi continuiamo sempre a parlare di servizio pubblico. Non si può paragonare la RAI, che è un servizio pubblico pagato dai cittadini, a un'altra televisione commerciale pagata esclusivamente dalla pubblicità. Le due cose non sono paragonabili, quindi quando ai dirigenti RAI e ai politici fa comodo la paragonano alla televisione commerciale, quando non fa comodo non lo fanno. Beh, anche perché la parte RAI pubblicità vale come dirigente 392.000 euro all'anno ed è una posizione occupata da uno che in RAI c'è da tantissimo tempo, con varie funzioni. Parliamo di Antonio Marano, che è stato ex direttore di Rai 2, persona poi molto vicina ai vari Lele Mora e quant'altro, insomma, diciamo che il curriculum di Marano lo conosciamo bene. Ma io dico, veramente, questi personaggi finiscono per sguazzarci. Oggi scopri che guadagnano 392.000 euro, ma li guadagnano da tantissimi anni 392.000 euro, e la RAI fino ad oggi è stato un servizio scadente che offre servizi scadenti. Infatti era proprio quello che dicevo all'inizio, finalmente cala il velo su alcuni compensi, proprio da che da anni ci chiedevamo quanto guadagna Tizio piuttosto che Caio, quindi ora finalmente è pubblico una sorta di grande segreto che c'era all'interno degli stipendi dei manager della RAI. Noi sicuramente siamo indignati per questa situazione, però è quello che succede quando si mettono in chiaro, in trasparenza alcuni dati e alcune particolarità.
Ecco, questo, se possiamo, diciamo, un attimo trovare il buono in tutta questa vicenda, è che quando c'è la trasparenza ci può essere anche un'indignazione giusta dei cittadini, e ci possono essere però delle conseguenze, delle modifiche a quello che è la situazione che è attualmente. Quindi speriamo di trovare anche una soluzione a questo vergognoso trattamento di alcuni manager in Rai, e di porre finalmente un limite serio e che valga per tutti, non soltanto per alcuni amici e per alcuni conoscenti di politici di turno. Per ora, cui c'è chiaramente una cosa che io non comprendo in Rai. Allora, la Rai ha dei corsi di formazione, ok? Che servono per i registi, servono per i tecnici, servono per esempio chi vuole scrivere, eccetera. Hanno corsi di formazione per tutto, interni, per persone che poi rischiano di non trovare occupazione, perché la Rai ovviamente appalta ad Endemol, a diverse società esterne, che poi curano e realizzano i programmi con personale del tutto esterno. Allora mi chiedo, anche lì c'è qualcosa che non funziona, perché la Rai deve lavorare creando delle professionalità che poi non va ad utilizzare? Perché a quel punto i risparmi sarebbero notevoli, se non devi poi andare ad appaltare a un'altra società esterna per realizzare quel programma che potresti fare tu con il tuo personale. Questa è un'altra critica giustissima che abbiamo sollevato sin dall'inizio in Commissione Vigilanza Rai, questa degli appalti esterni, ma anche gli stessi sindacati Rai proprio in questi ultimi giorni hanno presentato anche un esposto per il trattamento che all'interno della Rai viene un attimo minimizzato. Infatti si è ricorso tantissimo a consulenze esterne, tantissimo a giornalisti esterni, mentre non sono state valorizzate le risorse interne su cui la RAI ha speso tantissimi soldi in corsi di formazione, come dicevi tu, piuttosto che altri, un accrescimento comunque che è avvenuto nel corso degli anni nell'azienda, mentre si trova più semplice ricorrere all'esterno e quindi prendere giornalisti esterni, lasciando un attimo quelli che sono interni e che sono da tanti anni in RAI, che potrebbero essere sicuramente valorizzati. La RAI ha risorse eccezionali soprattutto all'interno dell'azienda, che però non prendono 240.000 euro all'anno. Si tratta di giornalisti, si tratta di personale anche artistico, che è molto poco valorizzato. Questo è degli appalti, è sicuramente un altro tema che abbiamo più volte sollevato, e grazie a noi è venuto anche a galla proprio all'inizio della legislatura. Ecco, chiaramente sono tanti gli aspetti, per esempio c'è anche il mondo radiofonico, no? Della RAI, che è un mondo con diciamo stipendi bassissimi per chi ci lavora. Questo te lo posso dire anche per esperienza diretta, ho lavorato fino allo scorso anno a Radio Rai, e praticamente è quasi un miracolo avere stipendi che siano quantomeno accettabili, ma ho visto fare cose che francamente non riuscivo a spiegarmi. Per esempio, avere all'interno degli studi di Radio Rai dei mixer in disuso, non utilizzati, o meglio sostituiti con mixer più nuovi, ma parliamo di un mixer per esempio da 200 e rotti mila euro, che siccome non passava dalla porta non hanno pensato a buttare giù la parete e salvare 200 mila euro di prodotto, ma lo hanno segato in due per farlo uscire dalla porta. Ho chiesto, scusate, ma perché lo avete segato in due? L'hanno frollinato praticamente, piuttosto che fare un varco più grande nella porta e salvare un qualcosa che puoi rivendere. Mi hanno spiegato che tutto il materiale Rai che non viene più utilizzato viene accatastato e non venduto. Non viene rivenduto, viene messo, se non tagliato ovviamente, all'interno di un magazzino, e lì dentro resta nei secoli dei secoli. Quindi tu pensa, un qualcosa, se tagliano un qualcosa che vale 200.000 euro, che fanno comodo a tutti, ci pagherebbero tanti conduttori probabilmente con quei soldi, certo, e anche tante persone che lavorano là dentro, se si permettono il lusso di segare un qualcosa che vale 200.000 euro senza rivenderlo, immagina dentro quei magazzini quanta roba c'è, che valore inestimabile possa avere, perché magari anche roba degli anni 50, 60, 70, che non viene utilizzata. Ha una logica tutto questo? Ma queste sono veramente storie di ordinaria follia, davvero. Ne abbiamo sentite tante in questi anni, che ci sono state raccontate da personale della RAI, piuttosto che dai sindacati.
davvero non, a volte quando ci sono questi racconti non questo è un racconto che ti faccio in prima persona perché mi è capitato, lavoravo lì, quindi ho visto praticamente, sai quando levi i quadri che resta la sagoma più chiara? C'era la sagoma esattamente di un mixer molto grande, ho semplicemente chiesto cosa c'era qui, c'era un mixer, era un banco NIV, quindi parliamo di un banco che ha un valore stellare per qualsiasi studio di registrazione, perché lo puoi vendere veramente in 10 minuti, non solo in Italia ma anche fuori all'estero. Mi è stato raccontato appunto che era stato segato in due per farlo uscire da una porta che francamente si poteva allargare e poi ricostruire a molto meno di 200.000 euro, e che in realtà la Rai aveva un problema nel poter vendere le proprie cose perché c'erano sopra dei discorsi non so di quale tipo, burocratici magari, ovviamente, quindi tu pensa che archivio di materiale alla Rai che potrebbe vendere, farci cassa, e resta lì chissà fare che tipo di muffa se non viene distrutto. Io ho trovato questa cosa veramente uno schiaffo in faccia a chi lavora lì con stipendi da fame rispetto a dirigenti, ovviamente consulenti, che hanno stipendi molto 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 meno da fame, e quanto viene sprecato in realtà senza alcun rispetto in un'azienda che è pubblica. Mi ha fatto veramente specie. Beh, bisogna trovare assolutamente chi è il responsabile, bisognerebbe trovare il responsabile di tutte queste, tu ne hai raccontata una di episodio perché l'hai vissuto in prima persona, ma sicuramente ce ne sono tanti. Beh, magari come membro di vigilanza della RAI potresti anche provare a fare luce su questo, chiedere sul misterioso magazzino di strumenti e oggetti in disuso della RAI, vede, capire che fine fanno, perché magari poi qualcuno qualcosa si vende, ma magari lo fa in maniera illecita, capito? La butto lì, eh? No, certo, prenderò sicuramente in considerazione questa segnalazione, anzi, grazie per avermelo detto, e sicuramente chiederemo lumi riguardo a questo magazzino dove chissà che cos'altro c'è sistemato. Vabbè, poi fagli delle foto che sarei curioso di vederlo. Mirella, grazie mille, Mirella Liuzzi, grazie. Grazie a te. Ciao, buon lavoro. Ciao. Ma veramente Rai, purtroppo io non ho visto, cioè basta starci poco per vedere cose che non hanno né capo né coda, soprattutto in un'azienda così strutturata dove per esempio noi abbiamo il nostro regista di turno, adesso c'è Luciano può operare un mixer, può operare un computer, in Rai c'è uno che può operare il computer, ma per esempio operare il mixer ne serve un altro.